Dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno Papa. Maria Maddalena, venuta al sepolcro e non trovandovi il corpo del Signore, pensò che fosse stato portato via e riferì la cosa ai discepoli. Essi vennero a vedere e si persuasero che le cose stavano proprio come la donna aveva detto. Di loro si afferma subito. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Poi si soggiunge, Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. In questo fatto dobbiamo considerare quanta forza d'amore aveva invaso l'anima di questa donna, che non si staccava dal sepolcro del Signore anche dopo che i discepoli se ne erano allontanati. Cercava colui che non aveva trovato. Piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio pensando che fosse stato trafugato. Accadde perciò che poté vederlo essa sola che era rimasta per cercarlo, perché la forza dell'opera buona sta nella perseveranza, come afferma la voce stessa della verità. Chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Cercò dunque una prima volta ma non trovò, perseverò nel cercare e le fu dato di trovare. Avvenne così che i desideri col protrarsi crescessero e crescendo raggiungessero l'oggetto delle ricerche. I santi desideri crescono col protrarsi. Se invece nell'attesa si affievoliscono, è segno che non erano veri desideri. Ha provato questo ardente amore chiunque è riuscito a giungere alla verità. Così Davide che dice: L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? E la Chiesa dice ancora nel Cantico dei Cantici: Io sono ferita d'amore. E di nuovo dice: L'anima mia è venuta meno. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Le viene chiesta la causa del dolore, perché il desiderio cresca e chiamando per nome colui che cerca, si infiammi di più nell'amore di lui. Gesù le disse, Maria. Dopo che l'ha chiamata con l'appellativo generico del sesso, senza essere riconosciuto, la chiama per nome, come se volesse dire, Riconosci colui dal quale sei riconosciuta. Io ti conosco non come si conosce una persona qualunque, ma in modo del tutto speciale. Maria dunque, chiamata per nome, riconosce il Creatore e subito grida Rabbuni, cioè Maestro. Era lui che ella cercava all'esterno ed era ancora lui che la guidava interiormente nella ricerca.